Cari amici, benvenuti in questo nuovo video del corso online di chimica organica. Nel video precedente avevamo iniziato a guardare la nomenclatura per determinare la configurazione assoluta di una coppia di enantiomeri. Oggi continuiamo vedendo degli esempi un pochino più complessi. Dallo scorso video sicuramente vi ricordate quali sono le regole per stabilire se la configurazione, secondo le regole di Kahn, Ingold e Prelog, è R o S. Allora, prima cosa, determiniamo la priorità dei sostituenti. Seconda cosa, portiamo il sostituente a priorità minore indietro. Terza cosa, vediamo se per passare dal sostituente a priorità maggiore a quello con priorità numero 3, giriamo in senso orario o in senso antiorario. Quindi, se facciamo 1, 2 e 3 senso orario, sarà l'isomero R. Se facciamo 1, 2 e 3 in senso antiorario, sarà l'isomero S. Quindi, oggi andiamo a studiare questa coppia di enantiomeri. Quindi sarebbe il 2-butanolo, ok? Nei suoi due enantiomeri. Quindi in un caso abbiamo l'OH che è davanti e nell'altro abbiamo l'OH che è dietro. Prima cosa, subito notiamo che ovviamente è un carbonio chirale, quindi scusate, è un carbonio stereogenico. Perché? Quindi intanto ce lo indichiamo con la stellina. In generale quando c'è un carbonio stereogenico lo indichiamo con una stellina. Perché? Perché questo carbonio è legato a quattro sostituenti diversi, che sono l'idrogeno, che qua prima avevo trascurato, l'OH, il metile e un etile. Anche qui metile, etile, idrogeno e OH. Quindi siamo sicuri che le due molecole che abbiamo disegnato sono enantiomeri. Notate che se per esempio avessi preso invece del 2-butanolo il 3-pentanolo, quindi avessi aggiunto un etile da questa parte, la molecola non sarebbe più stata chirale, perché avrei avuto due sostituenti uguali, cioè due gruppi etile. Dunque, ora, come facciamo a stabilire la configurazione? Partiamo con la prima molecola, ok? Quindi quella a sinistra, per esempio. Prima cosa, me la ridisegno mettendo in risalto il carbonio stereogenico. Quindi, qua c'è il mio carbonio stereogenico. Allora, notiamo subito che questo carbonio cosa c'ha? C'ha un metile, ok? Metile. Poi qua abbiamo un gruppo etile, CH2, CH3. E poi abbiamo un gruppo OH, OH che viene davanti, e un idrogeno che va dietro. Allora, prima cosa, cominciamo a identificare la priorità dei sostituenti. Quindi, numero 1, guardiamo il numero atomico degli atomi direttamente legati al carbonio. A cosa è legato il carbonio? A un ossigeno, un idrogeno, poi abbiamo un carbonio e un altro carbonio. Ok? Quindi, sicuramente l'ossigeno è quello col numero atomico maggiore. Quindi, l'ossigeno sarà il numero 1. L'idrogeno è sicuramente quello col numero atomico minore, per cui sarà il numero 4. A questo punto però mi rimangono il metile e l'etile. Ok? In entrambi i casi cosa c'ho? C'ho il carbonio. E allora cosa faccio? Vado avanti finché non trovo un punto di differenza. Attenzione a non fare l'errore di dire ok, l'etile è più pesante e quindi l'etile è sicuramente il sostituente a priorità maggiore. No, il peso molecolare dei sostituenti non c'entra nulla. Dobbiamo andare avanti atomo per atomo finché non troviamo un punto di differenza. E a quel punto capiamo chi è quello col numero con priorità maggiore. Quindi nel nostro caso cosa facciamo? Innanzitutto, per semplicità, a questo punto invece di utilizzare la notazione abbreviata, andiamo a utilizzare una notazione estesa, ok? Quindi idrogeno, idrogeno e idrogeno. Notate che qua me ne frego della geometria, perché tanto questi qua non sono carboni stereogenici, no? Quindi carbonio, idrogeno, 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 idrogeno e idrogeno. Allora, quindi iniziamo. Al carbonio sono legati due carboni, quindi questi qua sono uguali. Via, eliminiamoli. Poi, continuiamo, cosa ci abbiamo? Idrogeno e idrogeno. Sono sempre uguali, quindi via. Idrogeno e idrogeno. Sono sempre uguali.
quindi non mi interessano. E poi cosa mi rimane? Mi rimane un idrogeno e da questa parte c'ho un carbonio. Chi vince tra idrogeno e carbonio? Ovviamente vince il carbonio. Di conseguenza posso dire che il mio etile sarà con priorità 3, mentre il mio, scusate, sarà con priorità 2, 2, mentre il metile avrà priorità 3. Ok? Bene, quindi a questo punto cosa devo fare? Devo vedere in che direzione devo girare per ottenere, per passare da 1 a 2 a 3. Quindi per andare da 1 a 2 a 3, come vedete, devo girare in senso orario, ok? Per cui questo qua sarà l'isomero R. In questo caso, come vedete, l'idrogeno era già dietro, per cui non ho dovuto fare nessun cambio, nessuna cosa particolare. Bene, ora cerchiamo di vedere invece come comportarci con l'altro stereoisomero, ok? Quindi con il suo enantiomero. Dunque, allora, intanto quindi possiamo dire che questo qua sarà R2-butanolo, ok? Quindi in realtà già ci basta questo, perché se questo è l'R2-butanolo, allora sicuramente questo qua deve essere l'S2-butanolo, ok? Quindi se fosse in un compito, una volta che avete determinato la configurazione di uno, siete sicuri anche della configurazione dell'altro, non c'è alcun dubbio. Comunque, ora per esercizio, troviamoci anche l'altra configurazione. Quindi, io mi vado a prendere il mio carbonio, sempre come prima, quindi carbonio, c'ho questa volta idrogeno davanti, OH dietro, poi qua c'ho un metile, abbiamo detto, e poi qua c'ho il gruppo etile. Ora, senza andare a rifare il procedimento di prima che l'abbiamo già visto, l'idrogeno è il numero 4, l'ossigeno è il numero 1, il metile sarà il numero 3 e l'etile sarà il numero 2. Notate come ora in questo caso non posso ora andare direttamente a guardare come gira la molecola. No, perché l'idrogeno è davanti. L'idrogeno è il gruppo a priorità minore e abbiamo detto che deve stare dietro. Per cui devo in qualche modo ruotare la molecola. In questo caso è abbastanza facile, mi basterà ruotarla per così, ok? Cioè proprio invertirla. Di conseguenza mi andrò a disegnare carbonio, OH, idrogeno, metile e di qua CH2, CH3. Notate come quello che ho fatto in questo caso è stato solamente passare da questa forma con l'idrogeno davanti a quest'altra in cui l'idrogeno è dietro. Ok? Ho ruotato la molecola in questo modo. In realtà non c'è bisogno di mettere a fare complicati processi mentali. Ricordatevi che tutte le volte che scambiate tra di loro due gruppi, cambiate configurazione. Ok? Per cui in realtà per mantenere la stessa configurazione vi basta cambiare due gruppi due volte. In questo caso ho scambiato tra di loro idrogeno e ossidrile e quindi devo scambiare tra di loro anche metile ed etile. Ok? Se avessi lasciato metile ed etile al loro posto avrei ottenuto l'altro enantiomero. Quindi in generale basta che fate due scambi e siete tranquilli. Dunque, ora l'idrogeno è dietro, quindi l'idrogeno abbiamo detto che è il numero 4, l'OH è il numero 1, il metile è il numero 3 e l'etile è il numero 2. Questa volta per andare da 1 a 2 a 3 devo girare in senso antiorario e quindi confermo che sto parlando dell'enantiomero S. Ok? Bene, vediamo un altro caso. Quindi complichiamoci ancora un pochino la vita, perché così no, è troppo facile. Quindi cerchiamo di vedere ancora qualche esempio un pochino più complesso. Allora, questa volta vogliamo andare a determinarci la configurazione di una molecola che contiene anche dei doppi legami. Vediamo come succede, cosa succede. Quindi prendiamoci un bel doppio legame, qua ci mettiamo un idrogeno, qua ci mettiamo un bromo, qua ci metto un carbonio, qua ci mettiamo un metile, qua questo carbonio, poi cos'altro ci possiamo mettere? Vediamo un po'. Allora, qui ci mettiamo sempre un OH, ok?
qua ci mettiamo un altro idrogeno e qui ci vado a mettere un bel ciclohesano. Ok, prima cosa, questa molecola è chirale, quindi cominciamo a guardare i carboni. Allora, partiamo da sinistra. Dunque, questo carbonio, quello del metile, sicuramente non è stereogenico perché ha tre idrogeni. Questo carbonio anche lui non può essere stereogenico. Perché? Perché non è SP3. Ricordatevi che abbiamo detto che deve essere un carbonio legato a quattro atomi diversi, in questo caso è legato soltanto a tre, perché è un carbonio SP2. Inoltre, ricordatevi che quando c'è un doppio legame, dato che il doppio legame è planare, poi gli alcheni vedremo dopo, ma ricordatevi che quando c'è un doppio legame, avete sempre una situazione di planarità, e allora sicuramente c'è un piano di simmetria, che è quello che taglia a metà quella parte di molecola. Quindi, sicuramente questo carbonio non può essere un centro stereogenico, nemmeno questo. Questo può essere un centro stereogenico? Allora, in realtà sì, perché c'ho un idrogeno, c'ho un OH, c'ho il ciclohesano e poi c'ho tutta quest'altra parte qui. Ok? Sono diversi, quindi sicuramente è stereogenico. Se continuiamo, comunque, vediamo che però ce ne sono altri, ok? Perché questo carbonio è legato a due gruppi uguali, che sono questo e questo, come sono uguali, per cui non è stereogenico. E quindi anche gli altri sono tutti CH2, per cui hanno sempre due idrogeni, quindi non sono mai carboni legati a quattro gruppi diversi. Quindi andiamo ora a determinarne la configurazione, ok? Come facciamo? Prima cosa, come nel caso di prima, andiamo a guardare le priorità dei sostituenti. Ossigeno è sicuramente il numero 1, l'idrogeno è sicuramente il numero 4, dopodiché ho un carbonio e un altro carbonio. Ok? Quindi come mi comporto in questo caso? Quando ho due gruppi diversi, devo andare a utilizzare le altre regole della proprietà, quindi continuare fino al primo punto di differenza e ricordarmi che i doppi legami vanno trattati come legami singoli con più carboni. Che vuol dire? Vuol dire che in pratica farò finta che la mia molecola sia fatta in questo modo. Quindi ho C, il mio ciclohesano, ok? Quindi qua c'ho un idrogeno, qua c'ho idrogeno e idrogeno, idrogeno e idrogeno. Idrogeno e idrogeno, esplicito tutti gli idrogeni, ok? Così è più facile. Poi, ovviamente, una volta che avrete acquisito un po' di dimestichezza, non ce ne sarà più bisogno, però intanto facciamo così, così vedete meglio come stanno le cose. Dopodiché, allora, qui c'è un carbonio. Questo carbonio è legato un bromo, un altro carbonio, un idrogeno. Poi abbiamo il metile. E del doppio legame cosa ce ne facciamo? Il doppio legame abbiamo detto che è come se fosse un altro legame singolo con un altro carbonio, per cui è come se questo carbonio fosse legato a un altro C e a un altro C. Ok? A questo punto vado a cercarmi i punti di differenza. Ok? Per cui, allora, carbonio e carbonio sono uguali, via. Dopodiché cosa c'ho? Qui c'ho un carbonio che è uguale a questo carbonio. Qua c'è un altro carbonio che è uguale a quest'altro carbonio, però qui cosa c'ho? Poi, qui c'ho un bromo e qui c'ho un idrogeno, giusto? Chi vince dal bromo idrogeno? Ovviamente vince il bromo. Di conseguenza, questo è 1, questo è 4, dopodiché tutta questa parte sarà il numero 2 e questa sarà il 3, ok? Quindi a questo punto vedo come devo girare per passare dall'1 al 2 al 3, visto che l'idrogeno 4 sta già dietro al suo posto. Quindi per andare da 1 a 2 a 3 devo girare, come vedete, in senso orario, ok? Per cui questo qua sarà l'isomero R, ok? Come si chiama? Poi perché c'è anche il bromo, il doppio legame, lo vedremo dopo, però siamo sicuri che è l'enantiomero R. E se volessi disegnare l'enantiomero S, facilissimo, mi basta fare uno scambio qualsiasi, quindi potrei a questo punto o mettere il ciclohesano a sinistra e il doppio legame a destra, oppure semplicemente mettere l'OH dietro e l'idrogeno davanti. Ok? Molto semplice. Quindi io per ora vi ringrazio,
Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete sostenermi su konoz.io e con una modica donazione avreste, oltre a sostenere il mio lavoro, che insomma ovviamente comporta una certa spesa in termini di tempo e in termini di attrezzature. Avrete accesso ai video del corso in anteprima, quindi quelli che caricherò nelle prossime settimane, e in più, ovviamente, a tutta una serie di esercizi che invece sono riservati solamente ai sostenitori. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video, nel quale cominceremo a parlare delle croci di Fischer. Grazie e alla prossima. Ciao ciao!